Moon Landing è un po' come un uomo che si guarda allo specchio, parla del modo in cui vedi te stesso, l'uomo che eri e quello che sei, è così. Moon Landing è un album molto personale, diverso dagli altri, che parla di quello che è stato perso e poi ritrovato. Questo disco è stato realizzato in un piccolo studio a Los Angeles, che ha esaltato il tono intimo e il ritorno alle radici. Quello che ho fatto è stato di cercare di realizzare questo quarto album come se fosse il primo, un viaggio pensando a me stesso. In questo album parli dei sogni, dell'amore e dei desideri. C'è qualche canzone in particolare che vuoi sottolineare che riguarda queste emozioni? Sì, le canzoni dell'album parlano proprio di questi sentimenti, in particolare Postcards, una canzone molto più dolce delle altre e suonata con l'ukulele. Postcards è una dichiarazione d'amore. Una lettera la si può scrivere, sigillare e fare sì che l'unica persona che la legge sia quella a cui è indirizzata, mentre una cartolina tutti la possono leggere, quindi è una vera e propria dichiarazione. Qual è il messaggio che vuoi far arrivare a chi ti ascolta? C'è un significato particolare che dai alle tue canzoni? Non c'è un messaggio particolare. So che il pubblico lo sta aspettando, ma io scrivo le canzoni per me stesso. Non mi piace che le persone le riferiscano a me. Preferisco che siano loro a reinterpretarle. Ognuno dà il proprio significato personale a ciascuna canzone. C'è una canzone, Miss America, in quale modo parla di Whitney Houston? È meglio dire che quella canzone parla del rapporto tra il pubblico e l'artista. A volte il rapporto tra il cantante e l'ascoltatore si confonde. Il modo di vedere l'artista è sempre particolare. Chi gode di un certo tipo di popolarità non è mai al sicuro. E ci sono persone fragili. Tra la vita reale e quella riportata dai magazine c'è spesso una distanza incolmabile. Penso a Whitney, ma anche ad Amy Winehouse. I fan vanno online e comprano i giornali per divorare la vita dei loro idoli. Ma dietro le star ci sono uomini e donne che provano sentimenti forti, come tutti. E quando l'uomo e il personaggio entrano in conflitto, possono succedere cose orribili. Ho letto qualcosa di curioso che ti riguarda. Parlando della tua voce, hai detto che non ti piace, è vero? A nessuno piace la propria voce quando la riascolta. E così anche a me sembra strana la mia. C'è un consiglio che vuoi dare ai ragazzi che sognano di diventare dei cantanti? La cosa migliore è riuscire a fare il musicista fino in fondo. Il successo non dipende dalla fortuna o dai soldi. Il successo dipende dal sorriso che hai sulla tua faccia, da come riesci a intrattenere le persone, da come le incanti con la tua musica, dal tuo piacere di fare la musica e condividerla con gli altri. E nel momento in cui sei un musicista fino in fondo, in modo professionale, diventi anche un ottimo manager. Qual è il segreto di Moon Landing? Ci sono tanti aspetti alla base del successo di Moon Landing. Secondo me il più importante è che è un album in cui io sono stato molto onesto, genuino. L'ho scritto per me senza nascondere niente. E questo la gente l'ha capito. Sono stato autentico, sono stato me stesso. Insomma, è stata una celebrazione della musica. Bonfire Heart celebra la musica. Chi è James Blunt oggi? Sono la stessa persona che ero ieri. Cosa deve aspettarsi il pubblico dal tuo concerto? Questo è il Moon Landing Tour. Abbiamo allestito uno show di alto livello, la più grande produzione che abbiamo mai fatto. Sembrerà stupefacente, uno show molto eccitante. E durante questo spettacolo verranno suonate le canzoni di tutti e quattro gli album, per cui ci sono molte canzoni che la gente conosce e potrà seguire. Credo che piacerà moltissimo. Salutiamo gli amici di Mantova.